Buongiorno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, l'abbiamo definito decreto salva risparmio, si basa sull'autorizzazione che abbiamo ricevuto dal Parlamento nei giorni scorsi con un'ampia maggioranza a costituire un fondo di 20 miliardi per intervenire a tutela del risparmio. Il decreto regola le modalità di attivazione del fondo, gli obiettivi sono quelli della tutela la più larga e completa possibile del risparmio e del consolidamento del nostro sistema bancario e finanziario. Siamo impegnati nella definizione del decreto in modo particolare delle modalità di intervento nella situazione del Monte dei Paschi. Non a caso abbiamo aspettato ad adottare il decreto presa d'atto da parte dell'Istituto della conclusione dell'operazione di mercato.